Due parole, cioè forse del counseling, perché nella sua versione breve, brief advice o minimal advice, di cui c'è invece la letteratura, stiamo concludendo uno studio del Journal of Idea su 2.400 pazienti randomizzati, controllati, con un intervento breve di 5 minuti in contesto opportunistico, cioè un intervento fatto dai tecnici di radiologia. Nel momento in cui si fa lo screening mammografico abbiamo formato, ho formato personalmente circa 80 tecnici, i quali somministrano, stanno concludendo questo studio, un intervento di 5 minuti nelle donne fumatrici. I primi risultati sono straordinari, abbiamo più che raddoppiato le percentuali di cessazione dal fumo, un intervento di 5 minuti, e non è filosofia, questo è un trial randomizzato, controllato, su un campione molto vasto. Io vorrei fare qualche brevissima considerazione, oltre al ringraziamento a Giacomo per la rilevanza della sua relazione e anche per la passione che ci mette dentro. Lui ha sottolineato l'importanza della formazione degli operatori, barra formatori. Credo che molta dell'efficacia dipenda dalla capacità dell'operatore in un determinato settore, e questo mi permette di ricollegarmi a quanto detto dalla dottoressa Amato relativamente agli interventi che si possono fare nelle scuole. Io ritengo che talora questi interventi risultino inefficaci, non solo perché somministrati da personale esterno, anche se riconosciuto competente, ma comunque estraneo. A volte sono inefficaci perché coloro i quali assumono la funzione di preparare, informare, educare, non sono all'altezza del compito che per loro viene assegnato, per cui prima di assegnare questo compito particolarmente delicato, credo che così come fanno loro nella formazione degli operatori del counseling, bisognerebbe formare i formatori nella speranza che possano svolgere un'azione efficace. Ora la parola al collega Leonardi, che parlerà del fumatore e della sua inconsapevolezza nella dipendenza. Grazie. Beh, insomma, innanzitutto mi piacerebbe ringraziare i due colleghi relatori che mi hanno preceduto, perché mi hanno confortato nella scelta dell'organizzazione della mia relazione, sia la dottoressa Amato, perché ovviamente per il suo background e per quello che sta facendo adesso, ha riportato dei dati relativi appunto all'associazione tra le sostanze illegali e il fumo, e il dottor Mangiaracina, soprattutto perché ha fondato la sua relazione sul fatto che non si possono improvvisare i trattamenti e che i trattamenti vanno sicuramente confortati secondo le evidenze scientifiche. Perché pensando di dover non scoprire l'acqua calda rispetto al discorso della dipendenza da fumo, ma cercando di trovare una significativa spiegazione, perché noi possiamo considerare il tabagismo come una malattia simile e quindi alle dipendenze cosiddette classiche, ho preso in considerazione, e quindi qui il conforto delle due relazioni, il modello tossicodipendenza propriamente detto, cioè quella legata al consumo di sostanze stupefacenti, che in questi ultimi 10-15 anni è stata sottoposta ad una serie di valutazioni, verifiche, e ha permesso quindi di raccogliere una serie di evidenze che inconfutabilmente ci dimostrano che l'uso di sostanze come l'eroina, la cocaina, l'hashish e quant'altro sono responsabili di uno stato di dipendenza patologica. Per cui, meglio questo, comincerà con una serie di se è vero, ovvero se il modello della tossicodipendenza ci ha dimostrato che l'uso delle sostanze determina una modificazione citoarchitettonica del nostro sistema nervoso, soprattutto a livello del cervello e conseguentemente anche a livello della mente, quindi un disequilibrio psicopatologico, e questo è determinato proprio dall'azione specifica che le sostanze sviluppano a livello delle cellule nervose. Se è vero che queste sono le aree che vengono impegnate, in particolar modo l'area prefrontale, che è quella che ci permette di prendere le decisioni e quindi in qualche modo giustifica il mantenimento di uno stato patologico nel momento in cui una persona che non è sottoposta a questi effetti nel tempo non riesce a capire per quale motivo si continua a utilizzare queste sostanze.
e quindi non si riesce a capire, ad esempio nel caso del fumo, perché si continui a utilizzare queste sostanze e come questo percorso riguardi questo sistema dopaminergico e quindi questo circuito della dopamina di questa sostanza collegata al piacere, che piacere di fatto non è dopo un certo periodo di tempo, perché di fatto chi usa sostanze in generale va incontro ad un piacere che io posso dire ho definito a perdere. Nel senso che lo stereotipo del tossico dipendente che utilizza sostanza perché ne ha un piacere, di fatto dura per quel periodo che noi consideriamo, identifichiamo tecnicamente come una luna di miele, dopodiché scompare perché l'uso della sostanza continuativo impedisce di raggiungere quei livelli di piacere che normalmente si hanno nelle fasi iniziali. Perché per gli stessi motivi di cui c'è un piacere a perdere, c'è un'attivazione patologica del sistema dello stress, dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene, e quindi di una situazione di stabilità nervosa che ci rende più stabili, più in uno stato di ansia allarme. Quindi se è vero tutto questo, se è vero che vengono attraverso il sistema dopaminergico messe in moto una serie di modificazioni a livello delle cellule, del nucleo delle cellule nervose, che modificano le caratteristiche architettoniche e quindi funzionali delle connessioni da una cellula all'altra, e questo è stabilmente definito attraverso la neuroimaging, cioè attraverso lo studio funzionale del nostro cervello, se sono vere tutte queste cose, e sono vere perché sono state dimostrate negli anni, nel momento in cui io voglio trasportare questo modello per quanto riguarda i fumatori, io nel fumo e nel consumo di tabacco mi devo trovare una serie di condizioni cliniche, devo giustificare una serie di condizioni cliniche che sono legate all'azione diretta che il fumo e che la nicotina, nella fattispecie, determina sul mio cervello e quindi conseguentemente anche sul mio comportamento. Bene, lo studio dei recettori a livello delle cellule nervose ha dimostrato come di fatto questi specifici recettori nicotinici e tutte quante le loro subunità hanno una collocazione a livello delle cellule nervose ben definita, che è vicino e similmente attivabile, così come altri recettori che riguardano gli oppiacei, la cocaina ed altre sostanze illegali, e come quindi di fatto la collocazione di questi recettori in aree specifiche, ricordatevi quella del circuito dopaminergico, quindi quelle aree ventrale tegmentale e della corteccia prefrontale, che sono tipicamente impegnate nel processo fisio e psicopatologico delle normali dipendenze. Come questo dei termini, quella che gli anglosassoni definiscono l'addiction memory, cioè la memorizzazione, l'apprendimento forzato dal consumo di sostanze, che viene riattivato in qualsiasi momento e che può essere riattivato in qualsiasi momento, e come di fatto delle alterazioni, degli accidenti cerebrovascolari specifici che danno luogo sicuramente ad altri e tanti altri danni, di fatto se colpiscono determinate aree che sono esplicitamente impegnate nel sostenere uno stato di dipendenza da fumo, di fatto bloccano il consumo del fumo, di fatto permettono di interrompere il consumo del fumo di sigaretta senza avere problemi di astinenza. L'altro aspetto importante che ci permette di definire l'uso del tabacco come una condizione di malattia tipica della dipendenza patologica è determinato dalla sindrome d'astinenza che si ha nel momento in cui si smette di fumare o si è nell'impossibilità di continuare a fare in maniera acuta, e che dà luogo ad una serie di sintomatologie, di quadri clinici che noi identifichiamo sia per quanto riguarda la sfera del cervello, quindi l'aspetto biologico della funzionalità del nostro cervello, che per quanto riguarda la mente, cioè l'aspetto psicopatologico, e quindi tutta una serie di manifestazioni e segni clinici che sono tipici della sindrome d'astinenza. Che sono tipici della sindrome d'astinenza dei fumatori, così come tipicamente, in egual maniera e nella stessa misura, si sviluppano per quanto riguarda le sostanze stupefacenti propriamente dette. E quindi l'insieme di queste condizioni certamente ci permettono di distruggere completamente quello che è lo stereotipo che si ha del fumatore, che si continua ad avere purtroppo del fumatore, che non è un drogato, che non è un malato, ma che di fatto è un dipendente al 100%, come lo sono tutti coloro i quali usano sostanze come l'eroina o come la cocaina, che vengono impropriamente definite come delle droghe pesanti, o come usano il THC o come usano le metanfetamine, perché le alterazioni che si determinano in seguito all'uso continuativo di tabacco portano ad una modificazione dei rapporti
neurobiochimici a livello cerebrale che sono tipici e caratteristici della malattia da dipendenza. Detto questo, e quindi un po' in controtendenza rispetto ad alcune cose che sono state dette questa mattina, ma non tanto in controtendenza quanto a compendio, forse è meglio dire, importante è anche sviluppare per questo motivo un'azione di prevenzione rispetto a quelle che sono le vittime più deboli per quanto riguarda questo tipo di dipendenza, ovvero gli adolescenti. Il cervello degli adolescenti ci mette circa 20 anni, le femminucce finiscono un po' prima rispetto a noi maschietti nella maturazione delle connessioni da una cellula nervosa all'altra e quindi nella specializzazione dell'attività di queste cellule. Se noi introduciamo il fumo di sigaretta in questo processo di maturazione alla stessa stregua delle sostanze stupefacenti, interrompiamo questa specializzazione, ma soprattutto veicoliamo questa specializzazione verso un comportamento sostanza correlato che può continuare, deve continuare solo in presenza di questa sostanza. E anche laddove, e questo è stato stabilito anche da recenti studi, il consumo del fumo di sigaretta è tra virgolette basso, i cosiddetti light smokers, si è potuto stabilire che gli effetti della dipendenza che questo piccolo consumo di sostanza giornaliero determina sono della stessa stregua dei fumatori incalliti cronici che fumano 20-30 sigarette. Quindi fumare 5 sigarette durante il periodo dell'adolescenza, pubertà, adolescenza, significa andare incontro a dei problemi di dipendenza simili a quelli che hanno i grandi fumatori nell'età adulta. A fronte di tutto questo, e quindi riportando un dato che è già stato presentato dalla dottoressa Roberta Pacifici, le evidenze scientifiche ci hanno dimostrato che un trattamento farmacologico, soprattutto sostitutivo nelle dipendenze da soprattutto da eroina, ovviamente da oppiacei, mostrano che si può, attraverso l'uso di farmaci, sviluppare un'azione positiva nel voler tentare di trasmettere queste persone di usare queste sostanze, ma soprattutto quindi, in poche parole, si ritiene più in trattamento il paziente e si tiene più lontano dall'uso delle sostanze stesse. Quindi nel momento in cui la dottoressa Pacifici ieri, in anteprima, mi ha fatto vedere questa diapositiva che mi sono fatto prestare, così come quella che viene anche dopo, ho detto, vedi, il fatto che i servizi per le tossicodipendenze stanno incrementando la loro attività rispetto al problema del fumo mi dà una garanzia che in qualche modo si possa sviluppare un'azione terapeutica corretta rispetto ad un problema di dipendenza come quello da fumo. Questo perché ci viene, e anche le organizzazioni internazionali ci invitano a fare tutto questo in questo senso, cioè a sviluppare un'azione corretta dal punto di vista terapeutico che possa ritenere in trattamento il più possibile i nostri pazienti. Però poi dopo vedo un'altra diapositiva che la dottoressa Pacifici mi ha prestato e osservo che, ahimè, purtroppo, quando io parlo di, vado a verificare quanto è il numero delle persone che hanno utilizzato, utilizzano farmaci, vedo che se ne adoperano pochi e quei pochi che si adoperano non si adoperano sotto controllo medico. Questa è l'ultima diapositiva, anzi la penultima perché l'ultima è una semplice citazione, che quindi no, è soprattutto un invito per gli addetti ai lavori, ovvero a tutti quei colleghi che pensano che all'interno dei servizi per le tossicodipendenze sia corretto iniziare un trattamento e a sviluppare un trattamento specifico per il consumo di, per il fumo di tabacco. Ovvero, consideriamo il fumo di tabacco come una dipendenza, determina delle modificazioni che giustificano questa condizione, per cui non è un vizio sicuramente. Quando Mangiaracino mi ha fatto vedere che 30 anni fa diceva che il fumatore è un tossicodipendente, aveva perfettamente ragione, non aveva ancora gli strumenti in mano per poterlo dimostrare. La ritenzione in trattamento è sicuramente un indicatore di esito, di efficacia di intervento non indifferente, che andrebbe preso in considerazione in tutti i momenti in cui noi facciamo un trattamento. Questo non significa, rispetto all'ultima affermazione che faccio, che io che lavoro tutti i giorni all'interno del servizio per le tossicodipendenze non tengo conto di quello che è un intervento, dell'importanza di un intervento multidisciplinare per quanto riguarda il problema delle dipendenze patologiche, ma le droghe sono una sostanza, sviluppano un'azione diretta sulle cellule. Probabilmente se noi prendessimo in considerazione di mantenere un po' di più e di prescrivere quindi precedentemente un trattamento farmacologico, sicuramente potremmo avere dei risultati migliori rispetto a quelli che si possono ottenere quando il trattamento farmacologico non riveste un'importanza considerevole nei nostri approcci, ovviamente insieme agli altri. Grazie dell'attenzione.